oggi è per tutti noi una giornata di elevato valore civico, un momento di grande orgoglio ma anche di speranza, colmo di riconoscenza nei confronti di italiani, medici, scienziati di rilievo nazionale ed internazionale, volontari, associazioni e semplici cittadini che per motivi differenti, con i loro comportamenti e le loro azioni concrete, rappresentano fulgidi esempi di abnegazione civile e di altruismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto nella sala Biagio d'Alba nel Ministero della Salute alla cerimonia di consegna delle benemerenze al merito della sanità pubblica. Dopo l'intervento del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Capo dello Stato ha consegnato 10 medaglie d'oro e 17 medaglie d'argento al merito della sanità pubblica, fra questi il senatore casertano Antonio Ventre, che ha rappresentato per la regione Campania e la provincia di Caserta un importante riferimento dedicando una vita nel campo della sanità pubblica sia come manager che come politico. È stato tra i primissimi in Italia, all'epoca segretario generale dell'ospedale civile di Caserta, a curare e ad ottenere un finanziamento dalla Cassa del Mezzogiorno, portando l'ospedale con la realizzazione del nuovo complesso ad 800 posti letto a gareggiare col Policlinico di Napoli, sia per l'elevato livello del personale medico, sia per l'istituzione di scuole per infermieri professionali, nonché per tecnici di radiologia. Allora certamente più rare. È stato poi segretario generale dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli. Da Roma è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.